Buongiorno e bentrovati a tutti, nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Sardegna Live, mercoledì 18 marzo 2015. Iniziamo subito con l'Unione Sarda, che a centropagina titola «Ma com'er? La giunta dice ancora no, di nuovo sospesa la delibera». Parliamo dell'inceneritore da 40 milioni, da approfondire gli aspetti sanitari. Il Consiglio legge sulla casa, sale la tensione tra i poli, televisione rischio chiusura per i programmi regionali RAI. A Quartu evade un euro, la sanzione è di 451. L'inchiesta dell'Unione Sarda, la vergogna 554 bis. Ora appoggia sul nulla la 554 bis, chiusa dopo l'ultimo cedimento. Le pezze per nascondere le lesioni non servono più. Sotto la strada una collina instabile. Nel taglio alto a Brescia, cagliaritana uccisa, un agente borghese pone fine alla fuga dell'uxoricida. Cagliari Calcio, Ekdal torna a San Siro, 5 mesi fa la magica tripletta all'Inter. Rievocazioni in tutta Italia, grande guerra, dov'è la regione? Grandi opere, la difesa dell'ex senatore tra i 51 indagati a Firenze, Sanciu, quei progetti erano già pronti. Pan di zucchero, spiaggia chiusa in estate, annunciati lavori, l'Arenile riaprirà a fine luglio. Monte Prama, la storia può diventare risorsa turistica, l'approfondimento di Arca a pagina 7. Cagliari, ladri sì, ma gentiluomini, ladri commossi da Mirko, il bimbo cagliaritano gravemente malato, hanno restituito il seggiolino e il busto che si trovavano nell'auto dei genitori rubata a Pirre. Sempre a Cagliari, negozi e trincee, la crisi vista dai commercianti, a Pule invece incornato dal toro mentre fa jogging. Sempre Cagliari, a centro, mobilità per la metà dei dipendenti, sequestrata la discarica dietro al marino e a Selargius sposte lumaca, 2 mesi per una lettera. Proseguiamo con la nuova Sardegna, legge sull'edilizia, cemento sul mare, stop agli aumenti, intese in maggioranza, il ricorso, caos province e l'abolizione ora alla consulta. Appalti, le accuse dei PM a Sanciu, l'ex senatore indagato per il terminal crociere di Olbia, bando pilotato, così gestivano l'affare. Mesi di intercettazioni, nell'inchiesta di Firenze il nome di Lupi, verso le dimissioni lui nega. A Verona dal 22 al 25 marzo il Cannonau Star internazionale. La Sardegna la conquista del Vinitaly con 80 aziende. Sassari, il comune, il sindaco al PD, i tre assessori o mi dimetto. Incidente a Mantova, Suzuki contro camion, muore operaio sassarese. Sulle tracce del killer del bar, siamo a Oniferi, tentato omicidio, ferito ancora grave, l'ombra della faida. Debiti e guai, società sarde in difficoltà, calcio flop, il passato non insegna, ma i presidenti si difendono, anche noi vittime della crisi. Andiamo avanti, proseguiamo con il Corriere della Sera, in apertura fotonotizia per Netanyahu che festeggia con la moglie Sara il risultato delle elezioni che lo vede alla pari con lo sfidante Herzog. Infatti il titolo è Netanyahu e Herzog alla pari negli exit poll, ma i due leader vogliamo la vittoria. Il caso Lupi agita il governo, l'inchiesta sui cantieri, mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle SL, scontro tra il Premier e l'associazione magistrati, vertice notturno, Renzi spinge per le dimissioni, il ministro non ho fatto nulla. Andiamo avanti, proseguiamo con la Repubblica, gli argomenti in prima pagina sono sempre i due, da una parte la corruzione, il governo scarica Lupi, ma lui il resto, Israele vota e testa a testa, Netanyahu ho vinto io per i sondaggi 27 seggi sia a Herzog che a Likud, il partito arabo terza forza. La Stampa, pressione su Lupi, pensa di lasciare, ma il ministro nega, non è indagato, Renzi vorrebbe le dimissioni senza scontri. Nelle carte della Procura di Firenze le telefonate per far incontrare in calza il figlio neo laureato. Il Premier recupera sul rivale Herzog l'ipotesi della grande coalizione, rimonta di Netanyahu testa a testa in Israele. Libero, l'inchiesta su Expo e TAV, Renzi balla coi lupi, il Premier fa il vuoto intorno al ministro e preme perché si dimetta, coi 4 sottosegretari indagati si comporta diversamente, ma il suo vero obiettivo è mettere anche i lavori pubblici sotto il cappello di Palazzo Chigi, cioè suo.
Vendola vuole sposare un uomo e diventare papà di Giordano Tedoldi e poi, a firma di Selvaggia Lucarelli, cara Olgettina ti scrivo, ma non posso pagarti più, la lettera da gentiluomo di Berlusconi, sequestrata dai PM. Il Fatto Quotidiano titola, Renzi si tiene i lupi e attacca i giudici, non caccia il ministro Scandalo ma spera che se ne vada tacendo sulle colpe del governo. Il CSM scopre le minacce per trasferire Di Matteo, antimafia, dopo 2 anni di condanne a morte e avvertimenti. Dopo avergli sbarrato le porte della superprocura, l'organo di autogoverno apre in tutta fretta una procedura per sloggiarlo dalla Sicilia per motivi di sicurezza, così potrebbe andare ovunque, ma non alla DNA. Lui però rifiuta, valutatemi secondo le regole. L'eremita del Colle, vitta da Mattarella, vescovi e calci in TV, è tornato a usare l'appartamento che fu di Scalfaro e Ciampi e ha ridotto al minimo le uscite dal Quirinale per non pesare sulla scorta. Il Giornale, maggioranza, nei guai, Lupi resiste a Renzi, il premier vuole le dimissioni, Alfano perde le parole e non difende il suo uomo, ma il ministro non molla, una manovra contro di me, chiarirò tutto. E poi andiamo avanti con le notizie, ha confuso Leni con l'Enel, questo sconosciuto viceministro ha rischiato di far crollare l'economia italiana. Nella foto notizia il viceministro Claudio De Vincenti, viceministro appunto allo sviluppo economico. Conflitto a fuoco a Palermo, ora i Rom sparano alla polizia, tragedia sfiorata, un agente è rimasto ferito, un bandito è riuscito a sfuggire. La Gazzetta dello Sport, chiudiamo con il calcio, panchina rossonera, il Cagliari è decisivo, pronto, Brocchi traghettatore, Inzaghi via, se non batte Zeman, Milan, Sarri tra Conte e Montella, in 4 al casting per la prossima stagione, c'è anche Spalletti. Dortmund, 20:45, ottavi Champions, vai Juve, è la svolta buona, Pereira trequartista dietro a Tevez e Marotta, Allegri parte dal 2-1 dell'andata ma avvisa, non sarà 0-0, per passare serviranno gol, arrivare ai quarti di finale vale 9 milioni. Con questa notizia si chiude qui il nostro appuntamento con la rassegna stampa di oggi, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.